ascoltatori, avete appena sentito la sigla di questa radio mega, 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 mega radio, Radiolina. Perché Radiolina? Radiolina perché Lina appunto è la titolare della radio e il nostro carissimo sponsor è lui, il marito della titolare, Oreste l'oste che ti investe. E chi l'ha scritto queste cose che... Vabbè, torniamo un attimino sui nostri passi. Vi ricordo che Radiolina è qui solo per voi e potete sintonizzarvi sulla frequenza, su quale frequenza, ve lo dirò dopo, quando vi sarete sintonizzati. Allora, abbiamo un cast veramente terribile. Come si fa ad avere un cast terribile e degno di tale nome, se non con il congruo vil danaro di Oreste? E infatti Oreste ci ha fornito una coreografia. Ovviamente siamo in radio, non potete vedere, ma potete comunque immaginarvela. Una coreografia veramente eccezionale. Poi ovviamente abbiamo anche il nostro notaio che purtroppo oggi è indisposto e comunque in qualità di ventriloquo mi trovo costretto a fare da solo. D'altronde, come si dice, una mano lava l'altra. Eccolo qua, cercheremo comunque di creare il nostro notaio con un po' di immaginazione. Ci siete, siete sempre in ascolto, vi ricordo ancora una volta Radio Lina. Eccolo qua. Questo è il nostro carissimo notaio, eccolo qua, visto che il nostro notaio non c'è, c'è comunque chi ne fa le veci. Eccolo qua. Allora, notaio, che cosa ci dice in proposito di questa radio? Che vuole che gli dica? A chi? A lei. A me? Sì, a lui. Vabbè, d'accordo, chi ci dice? Abbiamo un cast veramente tremendo. Tremendo? Quattromendo. Ok, ok. Allora, passiamo a presentare il nostro cast, eccolo qua, se vuole leggere. Non chiedo nulla. Ok, faccia quello che vuole. Bene, allora chi abbiamo come cast? Abbiamo il nostro Corpivendolo. Corpivendolo? Sì, la Twist Band. La Twist Band? Sì. Ok, la Vado Orecchio Twist Band. Come tutte le radio che si rispettano, noi abbiamo appunto un cast dal vivo, la Vado Orecchio Twist Band. Ecco, lo so, non li potete vedere, ma la vostra immaginazione ve li fa immaginare, sono veramente terribili, terribili, terribili. Dopodiché abbiamo anche altre cose per voi. Abbiamo, chi abbiamo? Abbiamo Raffaele Ciaffino. Raffaele Ciaffino, dov'è Raffaele Ciaffino? Dov'è? Ecco, Raffaele Ciaffino in questo momento non c'è, anche perché lui non sa quel che vuole e non sa chi è, ovviamente, un personaggio un po', diciamo, eclettico, si fa per dire. Vi ricordo che come tutte le radio serie noi abbiamo anche l'angolo culturale, l'angolo serio, ovvero c'è qualcuno che vi darà una risposta per le vostre lettere che ci scrivete e vi ricordo che l'angolo della posta è appunto denominato una risposta per te. E poi la cosa più bella, più eccezionale, meravigliosa, delicata, sensibile, la nostra centralinista, eccola qua. Poi la Cesira. La Cesira, la nostra centralinista che ci fa appunto dal filtro. Sì, sì, magari. Ecco, e poi non dimentichiamoci del DJ, come tutte le radio che si rispettano, il nostro DJ, che lo chiamerei appunto fuori disco orario. No, sto scherzando, si chiama Segna Disco, eccolo là, io senti i vostri applausi dal di là della radio, no, non battete le mani, non battetele più, perché a questo punto direi che possiamo cominciare con Radio Lina. Vai Twist! Radio Lina! Eccoci qua, allora per tutti gli amici che ci hanno scritto in questi ultimi 7, 8 oppure 9 mesi, siamo appunto in collegamento con l'angolo culturale, l'angolo della posta, ovvero una risposta per chi? No, mi dicono che purtroppo le risposte non ce le possono dare perché le lettere non sono ancora arrivate. Comunque sappiamo benissimo come funzionano le poste in America. Vabbè, ok, allora partiamo con questo ballo veramente terribile che ci presenta, ci viene appunto cantato sotto queste note musicali terribili della nostra Vado Orecchio Twist Band, che ci presentano appunto l'Ali Galli, se non erro, è il titolo del brano, anzi no, mi dicono il bebop, eccoli qua. E partiamo con questo ballo tutto per voi, l'Ali Polli. Mi piace il colpo di cannone nei film che vedi alla TV, prendi la mira e dal cuore dal sottomarino blu. Mi piace fare l'americano,
fretta, fai morire fretta tu, scende dalle minigonne, l'uniforme dei Marines. Mi ricordo che questo è il ballo dell'estate. Se ti tentano le donne, sei irresistibile. Ti piace un po' più bello al mare, e mi sorprendi, vado giù. Guanti del potere, anche voi radioascoltatori, fai morire peggio tu, alle vostre macchine, scende dalle minigonne, con i vostri tir, l'uniforme dei Marines, e che tir, se ti tentano le donne, sei irresistibile, su videlo, bionda, con quale bomba, bionda, ci colpirà, bionda, che sei una bomba, bionda, che specie sei. Ti piace il corpo militare, con le stelle su e giù, sei tutta da disinnescare, fai morire in fretta tu. Perdi mai il tuo sangue freddo, non segui la tua strategia, giuri con l'arma del rossetto, non sarai amica mia. Scende dalle minigonne, l'uniforme dei Marines, se ti tentano le donne, sei irresistibile. Quale bomba, bionda, ci colpirà, bionda, che sei una bomba, bionda, che specie sei, bionda, con quale bomba, bionda, ci colpirà, bionda, che sei una bomba, bionda, che specie sei. Cari amici, cari amici radioascoltatori di Radiolina, so che in questo momento voi assolutamente non avete avuto modo di guardarci, anche perché questa è una radio, però comunque so che la vostra fantasia galoppa, e se vi dicessi che qui ci sono state addirittura 2, 4, 6, 8, 10, 12 ragazze, sicuramente voi vi diceste, vi direste. Invece sì, la vostra fantasia galoppa, ma torniamo un attimino con la massima serietà, torniamo un attimino a un angolo appunto culturale, come vi stavo appunto dicendo circa 10 minuti fa, l'angolo culturale, l'angolo della posta, le lettere sono arrivate, sono state lette dal nostro perito e verranno appunto, verrà data una risposta a tutti coloro che ci hanno scritto, appunto dal nostro carissimo perito. Quindi cedo ovviamente la linea all'angolo culturale, l'angolo della posta, ovvero una risposta per te. Fedeli ascoltatori di Radiolina, buonasera e benvenuti al consiglio angolo, una risposta per te. La signora Zina di Cesano Boscone mi scrive, per favore, mi scrive: caro Pierpaolo, il look nel mondo dello spettacolo è davvero così importante? Tu, cosa ne pensi? Che cosa ne penso, Carolina? Penso che il look sia veramente una cosa molto, molto importante, perché ti conferisce quei connotati che permettono al pubblico di riconoscerti immediatamente. Se tu prendi un tipo come Lucio Dalla, grazie al suo look, Lucio è riconoscibilissimo anche da molto, molto lontano. È dipende vero? Anche da che parte tira il vento, mi ha detto. Comunque. Ma chi è lei? Vado via che siamo in trasmissione. Toglietemelo questo energumeno. Ecco, e poi volevo dirti, cara Gina, che anche nella vita di tutti i giorni il look è molto importante. Perché, cara Gina, se vai in banca a chiedere un prestito, guardano anche a come sei vestita. C'ha ragione, un mio amico ci è andato tutto stracciato e non gli è andato niente. Dopo si è andato a cambiare, il direttore gli ha detto, dice, guardi, vestito così,
cioè non voglio neanche gli interessi. Come sì, ho capito, è giacca e cravatta, ho capito. No, c'è andato in bassa montagna, mi ha detto, cioè, senta, ascolta molto come siamo cosa. In trasmissione, siamo in trasmissione, mi vada via per favore. Quindi torniamo al discorso del look, ti dicevo che è molto importante, che cosa ti posso dire? Ti posso dire che il look per esempio cambia anche a seconda del contesto ambientale in cui uno si trova. Tu prendi per esempio Pippo Baudo, il look di Pippo Baudo cambia a seconda che lui si trova in Sicilia o in continente. Se per esempio Baudo si trova in Sicilia, magari su consiglio di Katia porta delle cosettine casual da tutti i giorni, mentre se Pippo è in continente, ecco che porta porta, dicevamo, il doppio petto. La cosa importante, cara Gina di Cesano Boscone, la cosa importante, dicevo, cara Gina di Cesano Boscone, è quella di riuscire ad acquisire un marchio. Ecco, non so, Gina, se ti sei mai chiesta perché Kojak ha la testa rasata? Ecco, perché? Perché c'ha le zecche, mi hanno detto. Pianti, per favore! Perché? Perché la sua testa è diventato il suo marchio, proprio come non so, la testa di Gullit rappresenta un morso di leda, rappresenta il marchio di Gullit. Portatemi via questo nel ecco. E quando un personaggio ha acquisito questo marchio, anche se ha dei difetti fisici, ecco, questi diventano cose trascurabili, la gente non si guarda più. Pensa a un caso tipico, non so, Gianna Nannini. Ecco, Gianna Nannini, poverina, non è certo bella. Fa schifo, poi. Non è certo bella, dicevamo, però Gianna Nannini piace lo stesso. E la Nannini piace in Italia. E la Nannini piace all'estero. La Nannini piace anche Battiato, un altro caso, un esempio molto tipico. Molti dicono perché ha questo naso un po' pronunciato. Ma sì, ce l'ha, ma Battiato piace lo stesso. Piace anche suo babbo, mi ha detto. È naturale, perché tu conosci il babbo di Battiato? Mastro Geppetto, non lo conosco. Senta, la pianti, per favore, portatemi via questa persona. Siamo calmi, basta. Ce ne sono tanti di esempi del genere, anche Milva. Molti con Milva dicono, oh, che bocca che ha Milva, oh, che bocca che ha Milva. Ma poi una bocca così grande questa Milva. Sono andato in due dentro a vedere e dice, beh, a me non mi sembra mica, dice che c'ha una bocca così grande. Siamo in trasmissione, la prego di andarsene. C'è il Farneto, poi c'è la bocca di Milva, mi ha detto. Sì, da Milva ha una bocca, come ce l'hanno tanta, va bene, non importa esagerare. È un altro personaggio, ecco, come la Borbone, non so, avete mai riflettuto la Borbone? Di fronte è ancora viva la Borbone, sì, vero? Sì, la Borbone, sì, questa grande attrice italiana, di fronte a questa personalità come quella della Borbone, lui sta anacratica, capite bene, che non fa più fede. Fa fede invece la prova del carbonio 14, fa fede la sua professionalità, volevo dire, che è diventato proprio un suo marchio. E ce ne sono di esempi del giorno, ce ne sono tantissimi. Non so, il look di Carmen Russo, questo look notevolissimo. Bimo non ha saputo della Russo? Cosa è successo alla Russo? Andiamo. Ha avuto una disgrazia la Russo. La Russo? L'altra notte verso le 3? No. Ha cominciato a dirgli, Dio, dice, mi sento mucca. Insomma, cos'ha, cosa non ha, le 3 di notte dava già via le mosche con la coda. Lo dicevano prima. Hanno chiamato d'urgenza il bovaro di turno dopo la mezzanotte, che mi ha detto lì, appena l'ha vista, ha detto subito, dice, ma questa donna, dice, è una gran mucca. Non si è mai fatta vedere, lei dice da tutta Italia. Che i casi sono due, sicuramente sono bisogna batterla, come dicevano prima. Insomma, basta, non si può fare l'angolo della porta con gli energumeni che entrano in turno, basta. Io non sto tranquillo a portarmelo. È arrivato il momento musicale con il nostro carissimo DJ, il nostro caro DJ, il nostro caro... Scusate, un attimo, no, c'è un piccolo contrattempo, mi sposto un attimo perché probabilmente sono, è il bello della diretta, sono cose che capitano. Allora, quando io dico, è arrivato il momento di presentarvi il nostro DJ, voi dovete partire con la sacchetta musicale, se no... No, lui, allora a questo punto è arrivato il nostro DJ e segna disco e voi partite con lo stacchettino. Segna disco! No, aspetta.
aspetta, aspetta. Io allora adesso torno là, poi faccio. Lei chi è, scusi? Scusi, venga qua un attimo, scusi. No, venga qua lei, no, perché non. Voglio fare il DJ. Ecco, sapevo io. Allora, il DJ Segnadisco non è lei. Lei non c'entra, scusi, scusi. Si chiama Segnadisco lei. Come si chiama? Cicchetto. Perché? Perché? Perché ci do di ciclo. Ecco, allora vada a darci. Questo è il bello della diretta. E vabbè, allora a questo punto partiamo con il nostro carissimo DJ. Vada via, per piacere, non mi stia a guardare con quell'espressione da cane bastonato. Ecco, scusate, ecco, io torno alla postazione perché è arrivato veramente il momento di presentarvi lui, il nostro carissimo, grandissimo, unico DJ dalle mutande rosse, il nostro caro DJ. No. Non ho detto il nome, comunque eccolo qua, cedo la parola a Segnadisco. Grazie, allora cari amici, buon pomeriggio a tutti. Abbiamo già subito una dedica dalla nostra Ubalda per il compleanno, quindicesimo compleanno della figlia Cesira. Abbiamo fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, tutto per voi, dedicatissimo all'Ubalda in concomitanza. Io voglio fare i giochi. No, senta, per favore, sono in diretta, non faccia queste cose. Ho Lubaldo che mi ha chiesto un disco. Io voglio fare i giochi. Ascolta, per cortesia, guarda, non lasciami lavorare. Poi dopo ti prendo io. Io voglio fare i giochi dedicato alla signora Ubalda, fatti mandare dalla mamma, dall'amico Enrico e dal figlio Giuseppe. Ecco, benissimo, è stato bravo, perfetto. Allora a questo punto vai, mi fa anche fischiare tutto, qui mi ha mandato in tilt tutto l'impianto. Voglio fare i giochi. Senta, ma lei da dove viene, per cortesia? Non mi toccare, lei mi può toccare tutto, ma non mi tocchi il cappello. Va bene? E adesso se ne vada. Io ho fatto il digiochi, voglio fare il digiochi, io faccio il digiochi in una radio privata del mio borgo. Ecco, qual è? Radio Sfiga. Ecco, giusto quella radio lì potremmo prendere, davvero? Beh, e allora? Radio Sfiga. No, però è carino, potrebbe fare del cabaret, comunque guardi. Lei, sono convinto che non sappia neanche se un disco è quadrato, tondo. Io ho una conoscenza musicale grandissima, ecco. Voglio fare il digiochi, allora dedicato, fatti mandare dalla mamma alla signora Ubalda, dal marito Enrico. Va bene, ok. Guardi, mi sta mandando in completamente in sclero tutto. Questi rumori, queste cose mi alterano, ho la super classifica. Anch'io, io ho la mia, io ho una cultura musicale, dicevo prima, ho il live di Luciana Turina e Mario Merola in concerto. Bellissimo. Poi Nino D'Angelo, il biondo napoletano, e per finire chi? Per finire chi? Per finire chi? Pupo! Ecco, si è messo giusto al tetto di Pupo, magari dal vivo. Voglio fare di giochi, mi faccio fare di giochi! Ok, se ne vada, ma e dopo la super classifica mi faccio fare di giochi. No, mi giochi, l'ho detto! Mi faccio fare di giochi. Portatemelo via, per cortesia. Mi faccio fare di giochi. Portatemelo via, che la mia prima trasmissione non posso avere. Non finisce così. Va bene, non finisce così. Caro Balda, non ti preoccupare, perché sono ancora qua, pronto per darti la super classifica show. Il Radiolina Hit Parade, e cominciamo dalla canzone che è al quinto posto questa settimana, una canzone meravigliosa, eccezionale, Come profondo il mare, canta Enzo Maiorca. E poi a risalire la classifica andiamo al quarto posto. Io sono ancora frastornato da quello che è successo prima, comunque la professionalità è nel nostro campo. Radiolina al quarto posto, Disco Inferno, Dante Alighieri. E poi ancora abbiamo una new entry, il terzo, un brano meraviglioso, eccezionale, il Redivivo Dino Sarti ci presenta la Socia Dance. E poi un doppio LP, Io Ti Penso, Tu Mi Guardi, Io Ti Adoro, Tu Mi Cerchi, Io Ti Trastullo, Lei Suona il Piano, Lui La Tromba, Da Manuela Pensami, Se Mi Lasci Non Vale, canta Iuli Iglesias. E poi per la top, il numero uno, la canzone hit della settimana, abbiamo un collegamento, i potentissimi mezzi a disposizione. Santo Dio, questa ragazza qui che è venuta prima Oddio, Ele. Collegamento con il Meteolina, e il cantante, noto cantante americano, che ci presenterà la hit della nostra settimana. And blue about the past, and
come back to my dear lover, to my sweet fireplace. Romania, Romania mia, so far from you. Pare di averlo già ascoltato, mi sembra noto, mi ricorda qualcosina. No. Scusi, quando una canzone è in testa alla Hit Parade in the USA, vuol dire che è una canzone che ha qualcosa di particolare. Dalle prime battute si deve sentire che è un successo, qualcosa che ti trascina, ti prende. Guardi, io le credo, la capisco, però mi rievoca una canzone romagnola, qualcosa di cui non ricordo bene il titolo, ma del passato. No, guardi, e non di verdura, il passato, certo. The past. Sì, I understand. Guardi, la mia si chiama So Far From You e non ha niente a che vedere. Poi, scusi, le note sono sette. Certo. E gira, rigira. Le canzoni poi alla fine sono tutte uguali. Ah certo, lei è il musicista, però guardi, non so, questo motivo che ce l'ho qua in testa, sulla punta, eccolo! Romagna mia, ecco cos'era, Romagna mia, lei ha cantato Romagna mia adesso. No, assolutamente no, absolutely no, it's impossible. Forse mia nonna, lei era italiana, cantava le canzoni del suo paese, può darsi che ho ricordato qualcosa del past. Guardi, questa è Romagna mia, ne sono sicura, anzi io adesso la posso denunciare per plagio. Signorina, chiami la SIA, mi dia il numero di telefono, voglio fare qualcosa, perché queste figure agli amici radioascoltatori qui a Radiolina non le posso tollerare. Questa è Romagna mia. Guardi, la prego, mi dia una mano. Non possiamo farlo finta così, non lo faccio, non mi denunci. Guardi, io sono molto comprensivo, lo faccio per gli amici che ti ascoltano. Le do un'altra possibilità la settimana prossima, perché sono molto buono. Guardi, io la settimana prossima prometto che farò una chicca, qualcosa di nuovo, veramente nuovo, in francese questa volta. Perché sono un po' scettico, poliglotta. Poi, scusi, se permette, se non si offende, insomma, io le farei un regalino, le darei qualche cosa anche in denaro. No, ma non si preoccupi, guardi, già fatto. Lei vada tranquillo, ci sentiamo settimana prossima e un arrivederci dal vostro DJ con la super classifica. Benissimo, benissimo, io spero soltanto che le vostre orecchie siano state allietate da questo cantante mega straniero, ve lo assicuro al 100% è veramente uno straniero. Vabbè, a questo punto è arrivato il momento di presentarvi, classica frase da presentatore, vi ricordo ancora una volta che io non sono un DJ ma sono soltanto un commentatore di tutto ciò che accade qua e devo controllare il tutto anche perché stiamo spendendo un sacco di soldi. Bene, 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 una cosa molto importante, avete mai seguito per radio queste persone che leggono le carte, che predicono il futuro? È facile predire il futuro per radio, leggere la carta, Oh, morirai fra 3 mesi, non ti preoccupare. Troppo facile, troppo. Noi abbiamo la possibilità di presentarvi tramite via etere, tramite radio, un prestigiatore, un mago. Un mago che verrà appunto trasmesso non solo col pensiero, ma tramite il nostro carissimo satellite Meteolina. Ecco qua, io vorrei un attimino che la vostra immaginazione ve lo facesse così vedere, ecco, siete riusciti a spaziare col pensiero, ecco, lo vedete sicuramente. Allora cedo la linea a chi? Al nostro carissimo mago, che riuscirà tramite la vostra immaginazione a farvi vedere delle cose veramente eclatanti, terribili. Il vostro mago Spaghetto.
dopo questo bravissimo mago è arrivato un altro grandissimo momento. Abbiamo sentito il nostro stacco, ovviamente, non so se c'è stato, comunque è arrivato il momento di presentarvi un brano particolare, sempre offerto dalla vostra grandissima e mega orchestra dal vivo, live, tradotto in inglese live, ovvero abbiamo il nostro carissimo brano offerto dalla Vado Orecchio Twist Band, che ci faranno ascoltare che cosa? Gloria! Gloria! Ad una madre che lavora piano, manchi a questa bocca che il cibo più non tocca, è sempre questa storia che lei la chiamo Gloria, Gloria sui tuoi pianti, la mattina nasce il sole, entra odio e esce amore, dal nome Gloria, Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come il sale, manchi più del sole, sciogli questa neve che soffoca il mio petto, ti aspetto Gloria. Dai gradini di un altare ti aspetto Gloria, Gloria, perché attendo il giorno e invece di dormire con la memoria torna a buffo nei papaveri in una terra libera, per chi respira nebbia, per chi respira rabbia, per me che senza gloria, con te nuda sul divano, faccio stelle di cartone, pensando a gloria. Ma vi ricordo che Radiolina non è soltanto un contenitore musicale, un contenitore culturale, ma è anche un contenitore che vi dà la possibilità di guadagnare, di avere il regalo, si fa per dire, dei grossi, grossissimi premi. Quindi vi ricordo ancora una volta il numero telefonico di Radiolina, potete chiamare qualsiasi ora, c'è una segreteria telefonica, ma se chiamate ora c'è la nostra cara segretaria, la Cesira, eccola là, la Cesira, sempre bella, più bella che mai, lei mastica la gomma,
non mastica la gomma, mastica il ponte. E vabbè, insomma, ognuno fa quello che vuole. Ok, ma non siamo qui per farvi, per regalarvi della pubblicità. Siamo qui per metterci in contatto con voi, quindi telefonate. Mi dicono dalla regia che non ho detto numero telefonico di Radiolina 051 6179 88 96 54 77 61. Sei quello che vuoi. Ok, ci siamo? Pronti, pronti, pronti? Ecco, sentiamo un attimino il primo a telefonare. Chi è? Siamo già in contatto. Ecco che la nostra Cesira sta masticando lo chewing gum e tramite un alfabeto Morse riesce a dirci chi è il personaggio che sta telefonando. Sì, lo possiamo accettare. Ok, allora sentiamo un attimino se il personaggio è in linea, se la Cesira vuole gentilmente passarmi il telefono, forse riusciamo. Grazie Cesira, sentiamo un attimino. Pronto? 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 Pronto, con chi sto parlando? Ah, Gennarino, Gennarino carissimo, tu segui sempre questa radio? Casualmente. Casualmente, vabbè, insomma, l'importante è rimanere sempre sintonizzati. Pronto? E perché hai chiamato? Perché hai chiamato? Ho chiamato perché vorrei una dedica. Una dedica? No, guarda, questo è il momento del quiz, del gioco. Gennarino, vuoi giocare con noi? Eccola là, vuol giocare, questa è la risposta del sì. Benissimo, allora Gennarino, guarda, andremo ora a farti sentire un rumore misterioso, d'accordo? Prende. Pronto? E con chi sta parlando? Sta parlando con Radiolina. E con chi sono fortunato? Ok, allora Gennarino, pronto, pronto? Prende. Partiamo con rumore misterioso. Ecco, partiamo con rumore misterioso della regia, se vogliamo sentire questo rumore. Eccolo là, allora Gennarino, mi devi dire qual è il rumore misterioso? Allora, questo rumore... Gennarino, qual è? Non ho sentito. Non hai sentito bene il rumore? No. Te lo facciamo risentire. Eccolo qua, allora, mi vuoi dire che rumore è? È un rumore inesistente. Non è proprio inesistente, stai attento, rispondi esattamente, perché se vinci avrai diritto a un orologio spacca secondo, offerto ovviamente da Oreste, l'oste che investe. Pronto, ci sei? Allora, quel rumore è un'automobile. È un'automobile ferma, in divieto di? Di sosta. Bravissimo! E ti ho anche aiutato, eh? Grazie. Allora, Gennarino, sei contento? E come sono fortunato. Ecco, vedi che sei fortunato? Ora attenzione, devi rispondere anche alla seconda domanda, altrimenti non hai diritto al premio. Ci sei? E qui sono. Ok, allora, mi devi dire... il tipo di automobile. Mi voglio aiutare. Ti posso aiutare. È un'automobile con quattro ruote. Grazie, come sono fortunato. Ok, allora mi vuoi dire il tipo? È una 500. Una 500, colpo di scena, eccezionale. Bravo Gennarino. Bravo, bravo. Grazie. Prego. Come sono fortunato. Ok, allora Gennarino, mi devi dire il... non soltanto il tipo l'ha già detto, la 500, mi devi dire il numero del telaio. E puoi dare una mano? Ti posso dare una mano. Allora, ti posso dire che i numeri sono 7. Prendo? Sì. Allora, il numero di telaio... Vai, vai, buttati, prova a indovinare, dai. Il numero 7. Numero 7, sì, va bene, poi? 5. 5. Sì, di qua ci siamo. 9. Bravo. 4, 7, 8, 5, 6, 12, 14, 15, 21. Ok, ok, va bene, bravo Gennarino, bravo. Bravissimo. Gennarino. Guarda, era sufficiente arrivare al numero... anche erano 7, comunque le hai attaccate tutte, complimenti. Non mi hai detto però il colore dell'automobile. Ti vuoi dare una mano? Ti posso dare una mano. Ok, hai capito? Vabbè, una mano, che ti posso dire? È un colore, non è metallizzato. Bianca? Bianca, ma non è esatto. Con la capottina nera? Con la capottina nera, ma colpo! Fate, ma ti bacio, Gennarino! Dicevo, ma ti bacio, Gennarino! Dicevo, ma ti bacio, Gennarino! Ti sputo in un occhio. Ok, Gennarino, guarda, a questo punto io direi hai vinto il premio. Hai vinto il premio? No. Gennarino, sei tu? No, sono io, signor No. Il signor No. Dov'è il signor No? Sto in regia. È in regia. Signor No, mancava forse una domanda? Sì. Quale? Un'arca.
La barca, la Fiat? Delle gomme. Ah, la marca delle gomme, mi devi dire che gomme indossava questa 500. Che gomme? Ti posso dare una mano, le gomme erano di gomma. Le miscele? Le miscele, ma sei pazzesco, Gennarino, pazzesco, pazzesco, bravo, bravo, Gennarino, bravo. Guarda, a questo punto, Gennarino, tu hai diritto al premio, appunto, che ti viene offerto. No. Pronto? Gennarino, mi dice il notaio, il nostro carissimo signor No, che non hai diritto al premio, non so, ti deve fare una domanda. Notaio? Ha diritto al premio? No. Come no? Non ha diritto al premio? Ha risposto a tutte le domande. Ha dimenticato una cosa. Che cosa? E quanta gente c'era? Dentro la 500? Sì. Allora, quanta gente c'era dentro la 500? E ce ne stava uno. Ce ne stava uno? Ce ne stava uno. Bravo, bravo, ce ne stava uno. Notaio, questo non lo freghiamo, mi sa che il premio glielo dobbiamo dare. Ancora no. Ancora no. Non so, i capelli? Allora, Gennarino? Bello. Pronto? Ci devi dire, ha detto il notaio, che colore, il colore dei capelli. L'ha chiesto il notaio. Scusaci in un occhio. Vabbè, insomma, adesso non posso, eccola, non posso, sono impossibile. Allora, il colore dei capelli di questa persona che stava dentro la 500? I capelli? Capelli? Prova, buttati lì, un colore, il primo che ti viene in mente. Rossi, colpo di scena pazzesco! Gennarino, ma come fai? Come fai? Vengono culo! No, Gennarino, sono queste parole, siamo in diretta, radio. Allora, quanti denti aveva questa persona? Una persona, quanti denti ha una persona? Tre. Gennarino, come tre? 30? Sì. Bravo, Gennarino, gliene mancava due. No, due no. Mi dicono dalla regia che, un momento. Regia? Sì. Sto parlando col signor No? No. È lui. E qual era la risposta? Quanti denti aveva questa persona? 33. 33? Sì. Oh, Gennarino. Mi dispiace, purtroppo non hai risposto all'ultima domanda. Questa persona aveva 33 denti. Che aveva 33 denti? Sì. E non gliene mancava nessuno. No, non gliene mancava nessuno. Accidenti, come sono scorto. Da piangere. Scusate, qua c'è Gennarino che sta piangendo, Gennarino non piangere, che mi sto bagnando tutto. Gennarino, guarda, ti diamo dai un premio di consolazione. E qual è? Il premio di consolazione è un brano musicale, potrai scegliere un brano, quello che vuoi. Quello che voglio? Quello che vuoi, qualunque cosa. Allora scelgo il gre... Un attimo, regia? Sì. Signor No, mi dica. È scaduto. Tempo scaduto, Gennarino. Sì. Ok, eccola là, Gennarino, mi dispiace. Purtroppo il tempo è scaduto. Sono cose che capitano. Ecco, io vorrei sapere chi sono questi fogli. E vi ricordo comunque ancora una volta che Radio Lina è sempre pronta per voi, per regalarvi i momenti deliziosi. E a questo punto cediamo la linea alla nostra carissima Balera. Io ho perso però la scaletta, non ho più la scaletta con me, eccola qua. L'ho trovata la scaletta, per piacere qualcuno mi può portare la scaletta? Ecco, no, sto scherzando, è una scala, non è una scaletta, perché è arrivato il momento di collegarci con una balera dancing, un dancing, come dice il nostro carissimo DJ. Ecco, vieni DJ, forza, buttati! Sì, ciao, siamo qua al dancing. Tu sai il titolo di questa... Collegamento, scusa, ecco, visto sì. Che siamo in collegamento diretto radiofonico, dobbiamo dire anche il nome di questa grandissima balera romagnola. Il titolo, il nome è questo. Ecco, Non è mai troppo tardi, a cura di Alberto Manzi ed Emanuela Vitella. Ecco, puoi andare avanti col tuo collegamento. Grazie, benissimo. Okay. Benvenuti al Dancing, Non è mai troppo tardi. Questa sera abbiamo moltissimi ospiti qua che allieteranno tutti gli amici che ci staranno ascoltando sulle frequenze ovviamente di Radio Lina, pronti per inebriarsi con la nostra musica. Qui vedo un personaggio strano che sta venendo verso di me. Scusi, lei chi è? Ciao. Sì, salve. Chi è? Sono l'amico della Lina. Ciao. Ah, l'amico della Lina, infatti l'avevamo previsto questo collegamento. Si chiama? Eh? Come si chiama lei? Raffaele Iaffino.
Raffaele Iafino e ci canta Romagnes Sangiovese. Sangiovese l'ha già bevuto prima per carburarsi, bellissimo, un brano da hit, quindi cedo immediatamente il microfono a Raffaele Iafino, Romagna e Sangiovese. Vuole, maestro, buonasera. Buonasera. Vuole partire? Tonalità? In che tonalità la vuol fare? Io sono stemmio. Ah, va bene. Ciao Lina, grazie di tutto. Che c'è? Ciao Rara, grazie, ciao. Romagna e Sangiovese, sei sempre nel mio cuore, quest'aria di paese, invita a far l'amore. La briscola al 37, si gioca all'osteria, e col bicchiere in mano si canta in allegria. E quando viene la notte, romagnola, la mimurosa bella è campagnola, mi invita a far l'amore, amo senza pretese. Evviva la Romagna, evviva il Sangiovese. Siete le amiche della Lina? Siete amiche della Lina voi? O figlie della Lina, per piacere? Romagna e Sangiovese, è sempre nel mio cuore, quest'aria di paese ci invita a far l'amore. La briscola al 37 si gioca all'osteria, e col bicchiere in mano si canta in allegria. E quando viene la notte, romagnola, la mimurosa bella è campagnola. Ma c'è taci, e bella fa l'amore, amor senza pretese. E viva la Romagna, viva il Sangiovese, viva la Romagna, viva il Sangiovese. Ciao Lina, ciao. È un collegamento eccezionale, vi ricordo ancora una volta il nostro grandissimo sponsor, ovvero Oreste, l'oste che ti investe. Ok, lo sponsor ovviamente ci ha dato la possibilità di seguire questa trasmissione, la possibilità di avere tutte queste cose, ma vi ricordo ancora una volta che abbiamo una band eccezionale, ovvero i nostri extra galattici, i nostri terribili. Vuoi dire tu il nome? No. No, non lo vuole dire lui perché non se lo ricordo ovviamente, ma passiamo a presentarvi questo gruppo musicale veramente extragalattico. Ecco, il primo personaggio che voglio presentarvi è il cantante del gruppo, che si chiama? C'hai il tuo microfono, hai il tuo microfono. Si chiama? Piero. Piero come? Come? Piero come? Piero come? Ecco, è il nostro cantante, il cantante del gruppo. Poi abbiamo il bassista, il nostro battista, bassista che si chiama? Che vuol dire? Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? No, dillo al microfono, è il microfono. Dico io? Floriano! 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 Bello, vi ricordo che Floriano ovviamente ha sempre il suo grandissimo sponsor, anche lui ovviamente mangia e beve da Oreste, l'oste che ti investe, infatti si mantiene sempre a dieta. Abbiamo anche il cappellone del gruppo, cappellone in maniera scherzosa perché non sono i suoi, e si chiama? Carla. Che lavoro fai Carla? Niente. Non fa niente, brava Carla. E poi abbiamo il tastierista, fa vedere le mani, ecco, ha tastato moltissimo nella sua vita e lui si chiama?
Carla, anch'io. Anche tu Carla, ok, un po' sudatrice la nostra Carla. Ok, allora ragazzi, a questo punto vi abbiamo presentato il gruppo, ma vorrei presentarvi le ragazze che si chiamano... Ditelo, no, tutte, dite il vostro nome, ditelo, in coro. Perfetto, vi abbiamo presentato anche le ragazze. Ok, a questo punto purtroppo per noi, ma fortunatamente per voi, il contenitore è finito e finiremo con un grandissimo pezzo, sempre offerto dalla nostra extra mega galattica, non mi ricordo mai come si chiama questa band, comunque vado lo diciamo. Orecchio. Come si chiama? Vado a orecchio, Twist Band. Vado a orecchio, Twist Band. Non avevamo di meno. Ok, eccoli qua. Forza ragazzi! È finita! Sei diventata nera, 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 sei diventata nera, su come fa, su. Sei diventata nera, 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 sei diventata nera, come il carbone. Disteso ogni giorno tra il mare e la sabbia, dal sole che scotta ti lasci bruciare. Sul naso e sulle palle sei pelata, che matta. E la bimbo! Hai forse deciso di farmi dispetto, di giorno ti vedo, di sera però. Purtroppo se non c'è la luna piena, non ti distingo perché sei diventata nera, 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 sei diventata nera, come il carbone. Sei diventata nera, 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 sei diventata nera, come il carbone. Il sole di agosto ti ha dato la testa, consumi ogni giorno 3 litri di spray, hai l'aria di una mummia in bassa matta, che matta. Hai forse deciso di farmi dispetto, di giorno ti vedo, di sera però. Purtroppo se non c'è la luna piena, non ti distingo perché sei diventata nera, 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 sei diventata nera, come il carbone. Sei diventata nera, 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 sei diventata nera, come il carbone. Sei diventata nera, 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 sei diventata nera, come il carbone. Sei diventata nera, 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 sei diventata nera, come il carbone. Nel continente nero, parabondi, bondi, vero, alle falle del Kilimangero, parabondi, bondi, pare, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, più famoso l'Alli Galli. Siamo i Vatusi, gli altissimi negri. Ogni tre passi, facciamo 6 metri. Ogni capanna del nostro villaggio fa perlomeno 3 metri di raggio. Noi siamo i Vatusi. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi. Altissimi negri, quello più basso, quello più basso, è alto 2 metri, qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo, noi siamo i Vatusi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti sparliamo negli orecchi, se non credete venite qua giù. Venite, venite qua giù. Siamo i Vatusi, siamo i Vatusi.